Buongiorno, buongiorno cari amici di YouTube, questa è la console Nintendo Slide che avevo promesso che avrei fatto una piccola recensione. Iniziamo con la recensione. Come possiamo vedere, qui c'è, non è praticamente il logo, ma è un piccolo stemma che Nintendo ha fatto per la Nintendo DS. Infatti su tutti i giochi Nintendo DS, quando la avviamo, potremo trovare questo. Vediamo, qui c'è i posti per il wireless e per l'accensione wireless. E non è per l'accensione, sempre questa accensione. Vabbè, intendo, non è accensione, ma è che mi intende quanto è carico. Speaker, che poi a me non funziona neanche tanto. Speaker, uno speaker, due speaker. Croce direzionale. È un po' più fuori quella della Nintendo DSi, il microfono, il touch, lo schermo che è più piccolo di qualche pollice di quello della Nintendo DSi, i pulsanti Star Select, il jack, torniamo dietro e vediamo lo slot per le cartucce GBA. Questo è quello che chiude le cartucce. Eccolo qua, questo è lo slot, possiamo trovare scritto Nintendo Slide, lo slot per le carte e lo slot 2 per le altre cartucce. Qui troviamo il pennino, che quello di Nintendo non so come e anche perché hanno deciso di fare un pennino nero in una console rossa. Possiamo trovare i tasti LR, il posto per caricare, il jack per le cuffie, se non l'avevo già detto, il levetto per il volume. E adesso andiamo per accendere la console. Il tasto power non è un tasto, ma è una levetta che è stata posta sul destra della console. Accendiamola. Ecco la console accesa, sempre le cose che dicono della sicurezza. Noi, toccando semplicemente, ci troveremo allo schermo principale. Potremo vedere l'ora, il giorno. E qui anche nelle altre funzioni troviamo Pitto Chat e modalità download. Di sopra potremmo vedere, non è inserita alcuna scheda SD. Scheda DS, scusate. Infatti non c'è nessuna scheda DS nel nostro Nintendo, che dopo vi farò vedere, e anche nessuna scheda GBA. Passiamo subito ai giochi. Per far avviare un gioco su questa bellissima console, dobbiamo mettere dentro la cartuccia prima dell'uso. In questo caso New Super Mario Bros, il nostro caratteristico New Super Mario Bros. Avviandolo, mettiamolo dentro e avviando la console. Ecco, come vediamo, troviamo il Super Mario Bros. Come nel nostro Nintendo DSi. È identico al nostro Nintendo DSi, solo che è un dislike, signori. A, B, Y, Star, Select sono gli stessi tasti. Ecco, abbiamo finito il gioco GBA. Questo chi è il gioco? Ecco, adesso non si è spento. Forse non si è spento, aspettate, sto avendo un piccolo problema tecnico. No, niente ragazzi, abbiamo scoperto che era tutto a posto. Continuiamo con la nostra lettura. Ecco il nostro caratteristico Pokémon Zaffiro. E faremo vedere su questa console. Togliamo la cartuccia Nintendo. Cartuccia DS.
Prendiamo il gioco GBA e lo inseriamo nel vano 2. Come nella console che ho fatto vedere prima, il Game Boy Advance, sporge un po' in fuori, ma non la nostra cartuccia GBA, la cartuccia GBC, come Game Boy Color, ma in questo caso cartuccia GBA. Avviamo la console e automaticamente partirà lo schema Game Boy, la scritta Nintendo. Come possiamo vedere di sotto, possiamo vedere tutta la rete, possiamo vedere tutto praticamente, ma non ci funziona il touch perché non è un gioco touch, quindi dobbiamo utilizzare